Don Alemanno, ospite d'eccezione del Taranto Comics. È la tua prima volta qui? Comics sì, ma non a Taranto, perché qualche anno fa, non ricordo quanti anni fa, venni per il Man Games, l'altra rassegna di fumetto che facevano negli anni scorsi. E in generale io vengo in Puglia, in zona Taranto, ogni anno, perché ho parenti, amici qua, quindi insomma vengo costantemente, quindi non è la prima volta. Come nascono le tue idee per i fumetti? Credo un po' condizionate dai social, forse, i Nazi Vegan Heidi. Sì, ma Nazi Vegan Heidi è nato perché, diciamo, siamo in un periodo, viviamo in un periodo di estremismo, ok, mettiamola così. Io sono un ascoltatore assiduo della trasmissione radiofonica La Zanzara di Radio 24 e conosco anche Giuseppe Cruciani, e quindi vedendo appunto che i nazi vegani, cioè quei vegani particolarmente estremisti, spesso e volentieri si inalberavano per i servizi che faceva Cruciani, per appunto sul veganesimo, e in generale notando questo tipo di atteggiamento molto estremista, con la volontà insomma di cambiare tutto il mondo a propria immagine e somiglianza da parte dei vegani, ho pensato di scrivere una storia sui vegani, o meglio sui nazi vegani, perché i vegani e i nazi vegani sono due cose molto diverse. E quindi mi è venuta in mente questa storia, dopodiché poi ho scoperto dopo qualche mese che i diritti di Heidi erano scaduti, perché ormai erano passati 70 anni dalla morte dell'autrice del libro, che è un libro del 1880. Allora ho pensato che le due storie, quella che avevo in mente sui nazi vegani e quella di Heidi, potessero in qualche modo potessero congiungersi, ecco, diciamo così, in un'unica linea narrativa che poi ho sviluppato, ed è nato Nazi Vegan Heidi. È nato così. Quindi sì, i social c'entrano, ma c'entrano anche altri canali, io pesco un po' da tutto, e ovviamente poi tutto viene inserito in un calderone e nascono queste cose. Così come anche Gianni, io abbraccio. Sì, Gianni io abbraccio, sì, Gianni è diventato un personaggio della saga di Ginos di Nazareth, attorno, se non sbaglio, al numero 11-12. E da quel momento in poi io ho sempre pensato che sarebbe potuto essere interessante fare uno spin-off per spiegare come mai Gianni compare nella saga di Ginos di Nazareth come re di questo, perché sappiamo tutti che Gianni Morandi è un alieno, no? È uno dei tanti guardiani che per l'appunto viaggiano tra i pianeti e si assicurano la salvaguardia dei vari mondi. E lui per l'appunto nasce in questo pianeta, diventa regnante di questo impero chiamato Palmo di Mano, compare nella saga di Ginos di Nazareth, e io nello spin-off Gianni io abbraccio spiego per l'appunto l'origine di Gianni e come mai diventa per l'appunto re di Palmo di Mano. Quindi da dove nasce alla fine tutto il tuo umorismo? Il mio umorismo nasce da me, nel senso che è una roba sicuramente innata, però ci sono sicuramente le componenti che vengono prelevate, come dicevi, dai social, dalla radio, per dirne una, anche dalla televisione, nonostante mi sforzi a volte di guardarla, perché non amo particolarmente guardare la televisione, però a volte mi devo sforzare per avere degli input, perché comunque è uno specchio della società e facendo io satira non posso evitarlo, insomma cerco di pescare da diverse fonti. Quali sono i tuoi prossimi progetti fumettistici? Non te lo posso dire. Ok, grazie. Che la pace sia con te.